Vabbè, io vado, stai ricordando tutto. Va bene, devo guardare in camera o devo guardare Guarda lì come quelli super professionali. te? C'è uno lì che parla. Sì, dai, fai quello che... Beh, Fai finta cosa che... vi posso dire? Totalmente diverso alla scrittura delle musiche. Siamo resi conto che avevamo la necessità di cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso. Quest'anno ovviamente molti temi già esistevano, quindi quello che abbiamo fatto è stato riarrangiare questi temi e lavorare in maniera totalmente diversa. Quindi a qui, e qua non c'è già più un cazzo, ci mettiamo una canzone tranquilla tra quelle che c'ho io. Cioè la musica quasi non c'è adesso, che deve essere super sottofondo. Uno dei cambiamenti fondamentali che c'è stato rispetto all'anno scorso è stato il fatto di lavorare sulle scene, che l'anno scorso non facevamo. Quindi lavori guardando le scene e componendola molte volte proprio direttamente sulla scena. Infatti ci sono molti più sottofondi, ci sono molte più atmosfere rispetto all'anno scorso. Abbiamo deciso di fare un bel progetto omogeneo dove usavamo più o meno le stesse strutture, gli stessi suoni. I personaggi vecchi li abbiamo rianalizzati e li abbiamo resi più adatti alle nuove scene. Per quanto riguarda la scelta degli strumenti, ci siamo messi d'accordo preventivamente e ci siamo organizzati quindi da subito su quali tipi di libreria utilizzare in modo che avessimo tutti gli stessi suoni, Sembra vero. anche lavorando separatamente. L'aspetto diverso di questo Freaks rispetto all'altro è il discorso della connettività, il parlarsi, l'organizzare il lavoro e il operare il lavoro a distanza. E questo è stato possibile, insomma, sicuramente mettendoci un po' d'accordo sui formati, sulle piattaforme da usare, che poi alla fine comunque sono rimaste diverse. Mandare un brano da Padova a Roma per poi montarlo, poi correggere a distanza delle cose, insomma, poi l'80% delle volte ha anche funzionato. Sono come Blake Mamba in chi cazzo? Ma chi sei? Quest'anno abbiamo fatto proprio le suite di ogni singolo personaggio, una decina di minuti di varie atmosfere che siano poi risalenti anche alle scene che vedrete. Un pezzo che sia omogeneo ma allo stesso tempo racchiuda un sacco di emozioni, un sacco di atmosfere differenti. Quest'anno invece diciamo che la supervisione delle musiche è molto più una supervisione delle musiche, quindi più che scrittura di temi fine a se stessa diventa una scrittura dei temi, riarrangiamento dei temi e scrittura della colonna sonora proprio sulle singole scene. Una volta che noi impacchettiamo tutta la parte sonora, la mandiamo a un'altra persona che si occupa del messaggio audio e quindi miscela tutto quanto anche con i suoni d'ambiente e con i suoni, cioè con i dialoghi. Ci conosciamo bene, abbiamo già lavorato insieme e quindi è stato molto più facile capire il modus operandi, come si dice, con i serial killer. Questa è stata una crescita per noi, sicuramente.